Marco come di sposo, con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre nella gioia del dolore, nella salute della malattia e di amarti e adorarti tutti i giorni della mia vita. Io Marco, accolgo te Vincenzo come mio sposo, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia del dolore, nella salute della malattia e di amarti e adorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore Onnipotente e Misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si dediti di colmarvi della sua benedizione. L'uomo non separi mai ciò che Dio ha da sempre pensato insieme. Amen. Signore benedici questi anelli e santifica il loro amore per Cristo nostro Signore. Amen. Vincenzo, prendi l'anello. Marco, mi dono a te interamente e per condividere con te ogni passo con questa nuova risposta. Vincenzo, mi do letteralmente a te per condividere con te ogni passo con quest'anello di sposo. Vincenzo e Marco, con grande e sommo piacere vi dichiaro uniti in matrimonio. Sai perché? Fra miliardi di persone ad occhi chiusi hai scelto me. Da quando ci sei tu non sento neanche i piccoli dolori. Tania, e non potevamo mancare in questo giorno particolare, speciale, in cui si celebra l'amore in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue forme. Sia Vincenzo ma anche Marco sono due persone speciali, gli auguriamo veramente il meglio e viva l'amore. Una lunga vita insieme. Per voi non c'è differenza tra la coppia di oggi e un'altra coppia di sesso diverso? Assolutamente no. Cosa dite a chi la pensa diversamente da voi? Di rivalutare un pochettino, di essere un po' più aperti, di pensare veramente l'amore come valore assoluto, quello è l'amore. Noi poi tra l'altro siamo insegnanti e quindi ogni giorno io celebro l'amore, parlo dell'amore in queste. I miei alunni sapevano che io sarei stata in questo giorno. Quindi che età hanno i vostri alunni? Dagli 11 ai 13 anni. Loro sono aperti, questo è il discorso, cioè i bambini sono pronti ad accogliere le, chiamiamole, novità per loro. E poi quello che viene dato dopo, il pregiudizio che gli viene imposto, quello no. E loro accolgono questo veramente con il cuore aperto, quindi loro non c'è la malizia. Perlomeno a quell'età è un qualche cosa, un pregiudizio che gli viene dato, quindi bisognerebbe lavorare anche sulle famiglie. Abbiamo celebrato la bellezza dell'amore. Oggi abbiamo vissuto come l'amore, quando si mette in testa di entrare nella storia, trova modi e forme tante volte poco chiari ai nostri occhi, ma per retaggi che purtroppo, no, qualche realtà di chiesa, qualcuno un po' chiuso di mente ci vuole far sembrare sbagliato, ma l'amore non è mai sbagliato. L'amore è sempre qualcosa che va difeso, l'amore è sempre qualcosa che va protetto, l'amore non può mai essere sbagliato e tutto ciò che tante volte vuole uccidere l'amore è perché non lo ha mai vissuto nella propria esistenza, perché chi è stato innamorato almeno una volta nella vita, chi ha sperimentato la bellezza dell'amore anche trascendentale, ecco, può soltanto benedire e amare ogni forma di amore.
L'amore omoaffettivo, come l'amore etero, è un amore capace di generare vita, anche se non materialmente, però è lo stesso amore che, portato nel mondo, produce quella bellezza di cui il mondo ha bisogno. Qualcuno diceva che la bellezza salverà il mondo, ecco, noi questo dobbiamo difendere. La purezza di un sentimento, la naturalezza di un sentimento, la libera espressione di un sentimento. Chi nega tutto ciò nega le verità di Dio, nega la parola, non è fedele alla parola. E chi usa la parola per dire che tutto questo è sbagliato, mente sapendo di mentire. La parola, in tutto il suo esistere, dall'inizio alla fine, è un'espressione continua di amore. La stessa rivelazione di Dio è espressione di amore. E se Dio ha trovato modi diversi per realizzare il suo progetto d'amore nel mondo, allora anche noi dobbiamo essere aperti, benedire e proteggere ogni forma libera di amore nel mondo. Perché hai deciso di sposarti con Marco? Allora, ho deciso di sposarmi perché quello era un passo che doveva chiudere praticamente poi un percorso di convivenza, un percorso di amore, e quindi automaticamente il matrimonio era quel tassello conclusivo che permette praticamente poi di raggiungere una meta. Abbiamo deciso di farlo in chiesa perché è una comunità che ci ha sempre accolti. Tra l'altro io conosco quella chiesa con Padre Rosario da una vita, cioè perso il numero degli anni con i quali insomma abbiamo questa amicizia, e devo dire che è stato sempre un luogo di accoglienza, ed è stato per me un padre spirituale, perché in qualsiasi momento, sia di felicità che di tristezza, io ho avuto sempre qualcuno che mi ascoltava e che mi aiutava insomma a superare qualsiasi momento caotico della mia vita. Ti va di dirmi, di raccontarmi un po' la tua storia con Marco, come vi siete conosciuti? Allora, noi ci siamo conosciuti tramite delle conoscenze in comune. Lui viveva l'appartamento con questi ragazzi perché lavorava a Roma, lui di origini sarde, quindi lavorava lì da diversi anni. Io mi ricordo che più di un anno fa avevo visto un'immagine di Marco quando loro mi fecero insomma una videochiamata, e c'era questa foto insomma appesa alla parete di tutti quanti i coinquilini, tra cui Marco. Rimasi molto molto preso, molto colpito, e infatti ricordo che feci anche la battuta: "Sei bellissimo sto ragazzo, mi farebbe proprio piacere conoscere, chissà in sé". Dopodiché poi a Pasqua l'anno scorso decisi insomma di fare questi 2 o 3 giorni lì a Roma, ospite da loro, e Marco e io ci sentivamo già da un po', perché poi ci conoscemmo in videochiamata. Ogni tanto ci scrivevamo, e c'è stato praticamente un momento in cui ci siamo ritrovati l'uno di fronte all'altro e non abbiamo capito più niente, quindi da quel momento non ci siamo staccati più. E com'è andata la convivenza? La convivenza è andata bene da subito. Sembrava di essere già una famiglia quando non lo eravamo. Mi ricordo che appena dopo il nostro primo bacio abbiamo condiviso subito la stanza. La mia famiglia, fin da subito, quando mi feci la battuta di essere andato a Roma, e dico: "Chissà, guarda, sto ragazzo che mi piace, chissà se dovesse succedere qualcosa, ipoteticamente, me ne torno fidanzato". Mia mamma fece una battuta, però poi vide le foto, disse: "Bel ragazzo, speriamo che è una volta buona", anche perché vengo da un percorso abbastanza sofferto. Conobbe mia madre e mia sorella, conobbero Marco addirittura fuori in supermercato, che erano andati a fare la spesa, e rimasero per ore a parlare, veramente con una familiarità insomma unica, anche perché mia madre dice sempre quando c'è qualcuno vicino che ti vuole bene, che ti ama, che ti fa felice, io sono felice per te, quindi non posso non amare quella persona quando è innamorata di te. Allora, i nostri progetti per il futuro, sicuramente stare insieme. Io avevo intrapreso un percorso giusto un anno fa attraverso un'associazione in America per fare una bambina. Capire di essere stato truffato su un qualcosa che in Italia ad oggi non è ancora possibile portare a termine, e non puoi fare nulla contro queste agenzie perché in Italia non è legale, non è accettato di poter fare il padre o single o gay e mettere al mondo comunque un bambino, perché l'adozione non c'è. Il passo più importante era la Chiesa, perché era quel passo che nella vita, in una società come questa, diventa anche un po' un monito per far capire il vero valore dell'amore, che non è soltanto una firma in un comune, rigido, freddo, eccetera, ma è qualcosa che va oltre. Infatti il nostro matrimonio è stato qualcosa che ha emozionato, ha commosso, proprio perché era incentrato sul nostro sentimento. Che valori trasmetteresti a tuo figlio o tua figlia?
Il primo valore è quello proprio del rispetto di se stessi, perché chiunque deve sempre tenere conto, anche in una differenza rispetto a quella che può apparire la parvenza di normalità, è rispetto di se stessi, il credere nei valori che, come quelli dell'amore, della famiglia, di una società. Io, se oggi posso camminare a testa alta, posso difendermi, lo posso fare perché di base ho una cultura che la mia famiglia mi ha permesso di avere, ed è una cultura che mi ha difeso e mi ha fatto diventare anche un padrone della mia vita. L'omofobia è la paura di un qualche cosa che fondamentalmente, secondo me, assomiglia ai tuoi desideri più intimi. Io sono convinto che le persone che si definiscono omofobiche sono persone che hanno tantissimi problemi psicologici e sono quelle persone che in segreto farebbero le cose che criticano. Ero un ragazzino quando sono venuto a vivere qua, perché ho cominciato a vivere qua, avevo 22 anni, e ricordo che mi facevo il problema a stare in giardino, perché comunque il mio giardino confina col giardino di altri vicini, magari a dorso nudo con il mio compagno, eccetera. Mi ricordo che proprio la vicina di casa mi fermò un giorno e disse: ma perché voi non state mai qui, non mangiate mai sotto il pergolato? Ma noi, che voi state insieme, che siete una coppia, non preoccupa. Il fatto che noi abbiamo dei figli piccoli, siamo noi che dobbiamo far capire ai nostri ragazzi che voi siete una coppia. Il problema non è il vostro, voi siete a casa vostra e non fate niente di male a mangiare o a darvi un bacio, a tenervi per mano sotto il pergolato di casa vostra. Dico a tutti quelli che vivono in realtà simili alla mia di non temere all'uscire allo scoperto, di non temere di baciarsi sotto la luna, di tenersi mano nella mano, perché fondamentalmente dobbiamo vivere anche noi, ed è giusto che la nostra vita sia uguale alla vita di tutti gli altri. Nessuno dice che noi non abbiamo diritti, e laddove vogliono toglierceli ce li dobbiamo saper prendere, ma con la dignità di essere persone normalissime come tutte le altre, con i nostri lavori, con la nostra routine, con le nostre lacrime, con i nostri amici, però dobbiamo permettere al mondo di conoscere le nostre intimità e di rispettare quello che noi siamo, perché siamo persone normali. Visto solo te.